siamo in un punto SNAI di Roma, sentiamo le opinioni dei tifosi e cosa hanno intenzione di scommettere in vista della stracittadina. Come si sta preparando a questa stracittadina? Molto molto tranquillo, perché vi devo comunicare una cosa, che c'è una legge, squadra che vince fuori casa, c'è il punto interrogativo. Che squadra tifa, per chi non l'avesse ancora capito? Beh, ma è semplice, da 70 anni a Roma. Però, dopo la Roma, siccome sono romano, tifo anche per la Lazio. Quindi non c'è antagonismo per lei? Nella stracittadina c'è, però io preferisco sempre, se non è la Roma, la Lazio, alla Juventus, l'Inter e il Milan. Andrà allo stadio? No, ormai sono passati tempo. A casa con Sky. Ha un gesto scaramantico qualcosa? No, assolutamente, c'ho mia moglie vicino che m'assilla. Quindi azzardiamo un pronostico. Lei cosa scommetterà domenica? Non scommetto mai sulla Roma io. Non scommetto. Ma azzardando un pronostico? Azzardando un pronostico. Il pareggio sarebbe bene la Roma, però come ripeto, squadra che vince fuori casa, attenzione. Al momento la Lazio è più forte. Però e c'è un punto interrogativo. Pensa che questa Roma sia condizionata dall'assenza di Totti? Assolutamente no. Sono Tommaso, un pronostico sul derby? Beh, io purtroppo. Ma di tutto di che squadra è lei? Io sono del Milan, si vede pure dalla giacca che porto. Quindi comunque la Roma non perderà perché Totti non gioca, quindi giocherà Vucinic e Borriello che sono più forti. Quindi secondo lei non è condizionata dall'assenza di Totti la Roma? No, va benissimo, senza di Totti può darsi che vince pure. Quindi è un vantaggio per la Roma? È un vantaggio, sì, l'ha detto anche l'allenatore della Lazio, quindi. E senta, i pronostici danno favorita alla Lazio? Sì. Lei che cosa ne pensa? Cosa scommetterà lei domenica? Ma io scommetterò un pareggio, che sicuramente lo pagano bene, sì, pareggio. Manca pochissimo alla stracittadina, prima di tutto lei diciamo che squadra tifa? È Juve. Vedrà la partita però, il derby? Certo, che mica me lo posso perdere, il derby è sempre il derby, no? Azzardando il suo pronostico, lei che cosa scommetterà domenica? Ma io penso che un 1x è una doppia comunque, perché il derby è sempre una incognita, giusto? E quindi 1x è... va bene. Chi è secondo lei l'uomo che può decidere gli equilibri della partita? A me piace molto Mauri, anche se la Lazio qualche tempo fa l'aveva un po' messo in disparte, però è un gran bel giocatore che lui riesce a spostare gli equilibri molto facilmente, dal centrocampo fino all'inserimento nell'area di rigore, no? Essendo la Juventino, immagino che ti farà per la Roma. No, non è questo. Il discorso è che bisogna essere sportivi. E deve vincere chi gioca bene e chi c'ha più fortuna. La Lazio parte con i favori dei pronostici. Lei che cosa scommetterà domenica? Che vinca la Lazio. Io penso un 2-1. Chi sarà l'uomo partita? L'uomo partita sarà Zárate. Sandro. Quale squadra tifa? Interista. È simpatizzante molto, Lazio? Molto, molto. Senta, la Lazio parte con i favori dei pronostici. Secondo lei come finirà questa partita? Vince facile la Lazio. Vince facile? Facile. Quindi scommetterà un 1 fisso? Ah, tranquillamente, anche il risultato esatto, 4-1 sicuro. Quale sarà secondo lei l'uomo partita? Il, come si dice, Floccari. Tre Floccari e uno Zárate. E lei per chi tiferà da casa domenica? Palazzo. Intanto vi riprendiamo comunque. Ilaria. Manca pochi giorni alla stracittadina Lazio-Roma. Tu come la stai affrontando questa ansia, insomma? Come la gestisci? Intanto vediamo le altre partite, come vanno e noi speriamo di vincere. Di che squadra sei? Della Roma. Senti, vuoi azzardare un pronostico? Come finirà questo attesissimo derby? 2-0 per la Roma. Sì. E chi segnerà? Borriello e Vucinic.